Poco meno di 3 secoli di reclusione e 1.600.000 euro di multa sono stati chiesti dal PM Antonella Crisafulli della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria per i 19 imputati del felone in ordinario del maxi processo Edera, pene che vanno dai 6 fino ai 23 anni di reclusione. Il pubblico ministero ha ripercorso gli esiti dell'inchiesta dei carabinieri delle ROS che nel giugno 2019 eseguirono l'operazione in collaborazione con la polizia colombiana, quella olandese, e la gendarmeria francese che hanno individuato una serie di soggetti, alcuni ritenuti a vario titolo collegati con le 'ndrine della Locride, dediti al narcotraffico internazionale anche in virtù della presenza di referenti in Sud America che mantengono contatti diretti con la Calabria. Già nella prima parte della requisitoria, il PM Regino ha evidenziato la pericolosità delle 'ndrine calabresi nel mercato del narcotraffico, richiamando l'attenzione dei giudici del Tribunale di Locri, presidente Logozzo, consigliere Casciola e Sobrio, su una serie di intercettazioni telefoniche intercorse tra alcuni imputati, dalle quali emergono contatti diretti tra Italia e Colombia per destinare la droga alla vendita in Lombardia, dove opera un'articolazione di 'ndrangheta in collegamento con le locali dei mandamenti reggini. E in Veneto, grazie a stabili rapporti con boss locali. Anche nella seconda parte del proprio intervento, il PM Antonella Crisafulli ha evidenziato l'individuazione di un gruppo attivo nell'importazione di droga tramite scali aeroportuali o attraverso trasporti su gomma via Spagna, come è stato accertato, con il sequestro a Ventimiglia, in Liguria, nel 2010, di un carico di 22 kg di cocaina nascosto su un camion. Un altro gruppo era quello ricondotto alle cosche di Platì e smerciava all'ingrosso cocaina in Lombardia e marijuana nella provincia di Reggio Calabria. La terza associazione, radicata in Calabria, aveva collegamenti con un gruppo specializzato nell'acquisto di droga in Sud America che esportava verso il Canada e l'Italia. Infine, è stato scoperto un quarto gruppo gestito da un soggetto originario di San Luca, collegato con delle 'ndrine di Gioia Tauro e Rosarno. Subito dopo le richieste della Procura Regina sono iniziati gli interventi del Collegio di Difesa, composto fra gli altri dall'avvocato Polifroni, Giampaolo Gianferoni, Campagnolo, Iema, Ricupero, Alvaro, Malara, Vigna, Infantino e Nobile. La sentenza è prevista per fine giugno.